Ciao a tutti, puntata numero 14 con le sfumature della magia. Il simbolo che andiamo a analizzare oggi è un simbolo molto conosciuto, ma anche molto sconosciuto, perché è un simbolo che praticamente tutti conoscono da sempre, tutti usano, ultimamente anche un sacco di case produttrici di gioielli. Utilizzano questo simbolo. Io non so però se sanno il suo vero significato. Comunque, lo andiamo a scoprire insieme. Il simbolo che andiamo a analizzare è l'albero della vita, che è appunto molto conosciuto, ma in realtà molto sconosciuto. Ve lo dico perché, per mia esperienza, scusatemi, sistemo, per mia esperienza, perché io pensavo di conoscere il simbolo dell'albero della vita, ho detto boh. Perché io ho un anello, ad esempio, all'albero della vita, perché mi è sempre piaciuto come simbolo. Quindi ho pensato, boh, sarà un video abbastanza veloce, facile, faccio due ricerche così per sicurezza. Certo. Allora, ovviamente io conoscevo l'ultimo aspetto relativo all'albero della vita, diciamo quello più recente e quindi anche quello più comune. Mi mancavano gli altri due di prima, i due precedenti, perché bene sì. L'albero della vita appartiene a tre tradizioni diverse. Parliamo di tradizione cabalistica, tradizione celtica e tradizione neopagana in generale. La Wicca è la più famosa, lo sapete, i neopagani partono quasi tutti dalla Wicca, ma non è solo la Wicca, facciamo sempre la solita specifica. Allora, io direi di iniziare dal passato fino al presente, così ci capiamo. Quindi partiamo dalla tradizione cabalistica. Per sviscerare questo simbolo, soprattutto nella versione cabalistica, io sarò molto molto veloce, molto breve. Se vi interessa il simbolo cabalistico, ve lo andate a cercare perché è veramente molto complicato da spiegare in un video così. Lo sapete, i miei video sono uno spunto. Se vi piace la simbologia cabalistica, vi andate a studiare il simbolo in quella versione lì, ok? Allora, nella versione cabalistica innanzitutto l'albero non è un albero, nel senso che non ha la classica struttura di un albero, cioè foglioline, rami, tronco, radici, ma è un insieme di nodi che si interconnettono, in totale 10, che si interconnettono creando una sorta di armonia in questo schema che ricorda molto l'albero della vita, che ricorda molto un albero, scusate, e che viene chiamato albero della vita perché attraverso ogni nodo si fa un passo in più verso l'acquisizione di maggiore conoscenza. Allora, in totale ci sono 10 nodi interconnessi, 22 sentieri e 10 sefira con 3 colonne. Abbiamo la colonna di sinistra formata da 3 sefire che sono intelligenza, forza e splendore che rappresentano tutte le caratteristiche dell'energia femminile. No, scusate, per voi di qua, sinistra. Poi abbiamo una colonna di destra, altre tre sefire che sono saggezza, amore ed eternità, che rappresentano invece le energie e l'aspetto maschile. E poi abbiamo una colonna centrale composta da quattro sefire che sono corona, bellezza, fondamento e regno, che sono le sefire dell'equilibrio, diciamo così, il punto di incontro, ecco, fra le energie maschili. Ah, di qua, le energie maschili e le energie femminili che si ritrovano al centro e c'è un equilibrio. Poi abbiamo l'albero della vita in senso celtico, dove abbiamo un albero proprio strutturato come un albero vero e abbiamo le radici che rappresentano i mondi sotterranei, il più conosciuto è il mondo dei defunti, ma non c'è solo quello. Poi il tronco rappresenta il mondo in cui viviamo, quindi il mondo presente. I rami e tutta la parte della chioma rappresentano i mondi superiori e la trama della vita. Nel senso celtico, l'albero della vita non porta a un'acquisizione di conoscenza come nell'albero cabalistico, ma porta a un'evoluzione spirituale. Ok? Infine abbiamo il simbolo, diciamo in versione neopagana, cioè quello per cui tutti lo conoscono, che è un po' diverso. Abbiamo una parte delle radici che rappresenta invece la solidità, la connessione con la terra e l'inconscio, cioè tutto quello che ci ancora praticamente alla nostra vita sulla terra, che sono appunto la solidità della terra, prevalentemente la connessione con la terra, perché senza terra moriremmo, e l'inconscio, cioè quello che a livello invece di psiche è dentro di noi, ma noi non lo vediamo, proprio come appunto le radici.
Poi c'è il tronco. Il tronco rappresenta la crescita, che può essere intesa sia in senso fisico che in senso spirituale, dove abbiamo la mente conscia, quindi prevalentemente logica e razionalità a livello di psiche e crescita spirituale e fisica, a livello spirituale e fisico. Poi, che ovviamente prendono rifornimento, diciamo così, prendono nutrimento dalle radici. E poi abbiamo la parte superiore, abbiamo i rami che rappresentano il collegamento con il cielo, quindi il collegamento con forze superiori. Abbiamo le foglie che rappresentano l'individualizzazione di ognuno, come se ognuno fosse una piccola foglia, che però insieme creano una società e che necessitano ovviamente di cure spirituali prevalentemente. E infine i frutti che rappresentano il nutrimento sia concreto che spirituale che viene fuori. Una volta che si è effettuata tutta la crescita, questi frutti possono essere frutti spirituali, quindi una conoscenza spirituale, un raggiungimento di un certo livello spirituale, possono essere fisici, quindi successo materiale, possiamo dire così. E basta, non ce ne sono altri. E basta, in realtà non ce ne sono altri. In realtà, secondo me, i frutti potrebbero anche stare a rappresentare un risultato tipo raggiungimento di un equilibrio fra la parte, fra le radici, il tronco, le foglie e i rami. Il risultato è un equilibrio che è un frutto maturo e commestibile. Queste sono le tre teorie principali, cioè le tre teorie, scusate, le tre linee di pensiero principali. Io sapevo molto meglio ovviamente quella neopagana o comunque quella moderna rispetto alle altre due. Scegliete voi quale significato dare alla vita, all'albero della vita. L'importante è che appunto vi ricordiate che l'albero della vita non è un simbolo buttato a casaccio. Il simbolo dell'albero come simbolo di vita è un simbolo veramente antichissimo e inoltre spesso e volentieri l'albero della vita è circondato da un cerchio, soprattutto nell'ultima tradizione, quella moderna, proprio a simboleggiare la protezione, diciamo così, il significato anche un po' protettivo, possiamo dire così, l'energia protettiva rilasciata da questo simbolo, un po' come il cerchio del pentacolo alla fine, no? Detto questo, io spero di avervi dato uno spunto per le vostre ricerche, diciamo, gradito. Vi lascio un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!